88.000 soci, eravamo padroni della banca, ce l'hanno tolta, ce l'hanno rubata, noi siamo padroni neanche del 10 centesimi. Sono infuriati i piccoli azionisti della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Sfogliano le pagine dei quotidiani il giorno dopo la presentazione della proposta di transazione. 9 euro per i piccoli soci della Popolare di Vicenza, al massimo 6 per Veneto Banca, pari al 15% del prezzo d'acquisto delle azioni. Il tutto a condizione che i risparmiatori rinuncino ad ogni azione legale. Riteniamo che tutti i risparmiatori debbano essere risarciti ed è immorale aggrapparsi ad una norma come la prescrizione per escludere gran parte dei risparmiatori da questo presunto indennizzo. In via Manzoni a Montebelluna, dove il coordinamento ha costituito un centro di primo soccorso dei risparmiatori, i volontari del punto di ascolto hanno raccolto migliaia di storie di sofferenza che non finirebbero con la transazione che azzera l'85% dei risparmi e ha messo in ginocchio interi paesi. Avevo preso degli impegni con mia figlia, ho dovuto chiedere soldi in prestito a mia sorella. Ho una prospettiva di dover vendere quello che ho per far fronte agli impegni che ho preso. Il coordinamento dei piccoli azionisti delle due popolari venete ha lanciato una raccolta di firme per chiedere la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Assoluto sostegno anche alla proposta Patuelli di rendere pubblici i nomi dei grandi debitori insolventi. In finanza i soldi non si perdono, migrano da una tasca all'altra. I soldi che non abbiamo noi oggi sono soldi che qualcun altro ha in tasca. Noi vogliamo sapere chi sono coloro per cui la proposta Patuelli ci vede non solo d'accordo, ma la sosterremo con tutte le nostre forze.